Signore e signori, benvenuti, buonasera. Un saluto a quanti ci stanno seguendo attraverso la televisione e anche attraverso la radio e sulla rete web. Siamo qua in Piazza San Pietro per partecipare alla tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'albero e del presepe in vista del Natale. Quest'anno conosceremo una tradizione particolare del presepe, che è la tradizione del presepe di sabbia, che affianca e arricchisce la grande tradizione dei presepi italiani. Dobbiamo però doverosamente ricordare che questa sabbia di Jesolo e l'albero che arriva dalle foreste del Friuli ricordano un evento brutto, l'alluvione che nell'ottobre ha colpito queste due regioni e quindi hanno anche un significato di speranza per la difesa dell'ambiente. E do subito la parola a Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Bertello, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Buonasera a tutti. Permettetemi di salutare in modo particolare il Patriarca di Venezia, il Vescovo di Concordia Pordenone, i presidenti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, il sindaco di Jesolo e tutte le autorità che le accompagnano, ma ringraziare soprattutto tutto voi che siete venuti quest'oggi anche col freddo a questo momento molto significativo dell'apertura, dell'inaugurazione del presepio, dell'accensione dell'albero. Ecco, è presente anche tra di noi il vicepresidente dell'Osram, che appunto è colui che sono loro, i loro tecnici che hanno illuminato l'albero. Io vorrei soprattutto congratularmi con i tecnici, con le maestranze che hanno preparato con arte questo presepio. L'altro giorno ho seguito alla televisione la spiegazione di come si prepara questo presepio, come sono stati preparati questi tre medaglioni. Ecco, il signore che stava spiegando disse che per loro è stato un sogno quello di poter venire qui a Piazza San Pietro ad esporre la loro opera, che è frutto del lavoro di un'equipe internazionale, perché io ho incontrato tre artisti di nazionalità diverse. Ebbene, vorrei congratularmi con loro proprio di cuore per il lavoro che hanno fatto. E come dicevo, se per loro è stato un sogno realizzare questa esposizione qui, per noi invece è una gioia e un onore poterli ricevere in Piazza San Pietro. Grazie, buone feste a tutti. Grazie al Cardinale Bertello. Durante questa cerimonia noi conosceremo anche alcune espressioni artistiche sia della Regione Veneto che del Friuli Venezia Giulia. E facciamo subito la conoscenza con il gruppo folcloristico Federica Angelica di Aviano, che vedete sfilare qui al centro della piazza, che promuove tradizioni locali con costumi, musiche e danze. A seguire il coro di San Sebastiano. È una particolarità perché è un coro formato dalla polizia locale del comune di Jesolo e dai dipendenti del comune di Jesolo, un coro che si è costituito appositamente per questa serata. Prego con i danzerini di Aviano che ci faranno vedere una quadriglia avianese. Thank you.
Grazie, grazie al coro San Sebastiano con Astro del Ciel, grazie anche ai danzerini di Aviano. E ora vi invito ad alzarvi tutti quanti in piedi perché la banda del corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano eseguirà l'inno italiano. Dopo l'inno italiano, la parola va a Monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia. Un saluto cordiale a tutti, ma un saluto e un ringraziamento al Cardinal Giuseppe Bertello, governatore del Stato della Città del Vaticano e ai suoi collaboratori che ci hanno permesso di realizzare un nostro desiderio. Un progetto, un po' di terra veneta, un po' della nostra amata terra veneta, per un mese sarà qui, in questa piazza che raduna il mondo intero e sarà qui a servizio di quello che per noi cristiani è l'evento che ha cambiato il mondo, un evento semplice. Un evento che si è realizzato e che continua a vivere nella nostra fede. Dio fa sì che noi uomini possiamo essere salvati e capaci di salvare gli altri. Il mistero che si serve dell'umile terra, la sabbia di Jesolo, e che permette di prendere forma un mistero. Io ringrazio gli artisti che a livello internazionale sono riconosciuti come i migliori in questa arte di scolpire la sabbia. Scolpire la sabbia vuol dire prendere l'effimero, consegnarlo all'Eterno nel mistero dell'incarnazione. La sabbia, dicevo, richiama l'effimero, quindi noi uomini siamo come i fiori del campo e il Natale ce lo ricorda. La vita ha un suo inizio, ha un suo compimento, ma il Natale ci dice che è qualcosa di eterno, di consegnato all'eternità. Siamo contenti di essere stati strumenti umili di questo presepio che credo rimarrà negli allestimenti, nei tanti allestimenti che ci sono stati e che ci saranno prossimamente in questa piazza, perché riesce felicemente a coniugare le virtù teologali
fede, speranza e carità con le opere di misericordia corporali e materiali. La terra dice fragilità, la sabbia dice fragilità, la sabbia dice qualcosa che sfugge dalle mani. E allora usiamo bene del tempo, usiamo del presepio come di un simbolo che ci aiuta a fare un esame di coscienza per purificare le nostre durezze, per poter essere capaci di relazioni con gli altri, per poter soprattutto essere annuncio di accoglienza come Dio ci accoglie. E allora, passando di fronte a questa sabbia scolpita, la nostra terra veneta viene enfatizzata al di là dell'onestà, del lavoro, della serietà, della capacità di sacrificio delle nostre popolazioni. Viene esaltata dal dono di Dio che si fa uomo per tutti gli uomini. Buon avvento a tutti, buona festa dell'Immacolata a tutti, buon Natale a tutti. Grazie a Sua Eccellenza Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. Restiamo in Veneto, è la volta ora di un saluto del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e a seguire ascolteremo anche il Sindaco di Jesolo, il Dottor Valerio Zoggia. Sì, grazie. Eminenza, Eccellenze, signore e signori, buonasera a tutti. Io desidero ringraziare Sua Eminenza per questa opportunità. E per noi è una grande opportunità, voglio ricordare che quella sabbia e quell'albero, poi parlerà il collega Fedriga, rappresentano anche quello che poi il Veneto ha subito in questi ultimi periodi. E quella sabbia è l'esito di quello che è stata per noi la tragedia di fine novembre, quindi ha un ulteriore significato. Essere qui poi per noi è un momento di grande orgoglio e soprattutto di grande onore riuscire a portare questo presepe, il presepe realizzato, come sapete, dalla sabbia ottenuta dalle spiagge di Jesolo. Ricordo anche e voglio ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato. Una persona ogni cinque in Veneto fa volontariato ed è un po' il segno delle radici cristiane di questa comunità. E i volontari si sono adoperati appunto assieme agli artisti per far sì che questo sogno si sia realizzato e quindi li ringrazio di cuore tutti. Grazie e buon Natale. Buonasera a tutti. Rivolgo innanzitutto un deferente pensiero al Santo Padre, Papa Francesco, che questa mattina ci ha ricevuto avendo per noi parole che non dimenticheremo. A Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Bertello e a tutte le autorità della Città del Vaticano presenti il saluto cordiale della città di Jesolo. Al nostro Patriarca Francesco, oltre al saluto, rinnoviamo la nostra gratitudine per averci sostenuto e accompagnato fino a questo indimenticabile momento per la nostra bella città. Un saluto anche alle autorità della Regione Veneto e a voi amici del vicino Friuli. Tra pochi minuti sveleremo il presepio di sabbia. È il dono che da anni Jesolo desiderava fare al Santo Padre e a quanti raggiungono Roma in occasione del Santo Natale. Le troppe parole potrebbero rovinare l'incanto e la bellezza di ciò che tra poco vedremo. Mi limito perciò a tre parole chiave che meglio di altre raccontano perché oltre 1 milione di visitatori hanno ammirato il Sand Nativity nelle sue 17esime edizioni nella nostra città di Jesolo. La prima parola è bellezza. Il Sand Nativity non ha bisogno di essere spiegato. Alla sua bellezza si addice meglio il silenzio. La sua forza espressiva è immediata ed universale. Parla a uomini e donne di ogni lingua e razza.
al colto, al semplice, al credente e anche all'indifferente. La seconda parola è cultura. Questo presepio è fatto di terra, da una quantità innumerevole di minuscoli granellini di sabbia. A trasformare la povertà di questa materia in un'opera d'arte è il genio creativo dell'uomo, l'abilità delle sue mani, i valori e dei sentimenti che gli bruciano dentro. È la cultura che crea bellezza e la racconta. L'ultima parola è solidarietà. La bellezza e la cultura insieme hanno generato la solidarietà. Attraverso le libere offerte dei visitatori abbiamo sostenuto importanti progetti a favore di situazioni disagiate in diverse parti del mondo, raggiungendo un importo di oltre 700.000 euro. Se penso alla mia Jesolo, alla maestosità di questo luogo, la percepisco piccola, piccola, solo 26.000 abitanti. Ma se penso all'esperienza che vive e fa vivere, ne sento tutta la sua grandezza. Durante l'estate la nostra Jesolo diventa un piccolo cosmo con tantissime persone diverse per storia, lingua, cultura e tradizioni. L'ospità della nostra gente, che trae le sue profonde radici nella civiltà contadina, la trasforma in un'esperienza di vicinanza e di amicizia. Nella solennità di questo momento, permettetemi di aggiungere una quarta parola, pace. Ciò che noi fra poco ammireremo non sono altro che gli innumerevoli granelli di sabbia che, pur nella loro singolarità, stanno insieme in forza di un'idea, di un progetto, di una passione. E cos'è la pace se non la capacità di noi singoli uomini, singoli gruppi, singoli stati di trovare la forza in valori comuni per vivere in armonia e fare dell'umanità un'opera d'arte? Da questa piazza unica al mondo ed in forza del gesto che stiamo compiendo, Jesolo prende l'impegno di vivere la sua vocazione all'ospitalità come via per costruire una cultura di pace. Pace è l'augurio di Jesolo e pace è anche il suo impegno. Buon Natale a tutti. Abbiamo ascoltato le parole del sindaco di Jesolo, del presidente della Regione Veneto, ma restiamo in Veneto perché la banda del Corpo della Gendarmeria Vaticana ci porterà con le note del Carnevale di Venezia e a seguire ascolteremo anche il canto Santa Notte. Thank you.
E siamo arrivati ora al momento dello svelamento del presepe. Prego i collaboratori dell'ufficio turismo del comune di Jesolo di raggiungermi e di mettersi proprio davanti ai lenzuoli per scoprirlo. Vi ricordo soltanto che questo presepe ha avuto la necessità di 24 camion di sabbia che sono arrivati qua in piazza San Pietro. Gli artisti sono europei, un olandese che ha lavorato ai pastori e agli animali, un russo che ha scolpito l'immagine della natività e un cieco che ha scolpito i re magi. Quindi avremo modo ora di vedere questo presepe sulle note di Noel del coro San Sebastiano, il coro del comune di Jesolo. Mi sposto proprio per dare a tutti voi la possibilità di vedere questo momento. Prego i dipendenti dell'ufficio turismo e prego anche il coro di iniziare il canto sul quale potremo vedere il presepe illuminato. Grazie al coro San Sebastiano. Ci avviciniamo ora anche all'inaugurazione, all'accensione dell'albero di Natale e diamo la parola a Monsignor Giuseppe Pellegrini, che è il vescovo di Concordia Pordenone. Buonasera a tutti. Anche noi del territorio bellissimo del Friuli Venezia Giulia siamo contenti di essere qui questa sera e di aver
donato al Santo Padre questo abete. All'interno di questa bella piazza, così come in tante nostre case, un albero, l'abete, ci fa sentire il profumo dei boschi e ci ricorda che le cose più belle sono quelle che ci vengono donate con amore gratuito, come ha fatto Dio Padre nella creazione. Questo albero poi viene da un territorio molto particolare, il Friuli, e contiene un po' il carattere delle nostre terre, della nostra storia e della nostra gente, tenace e laboriosa. Questo abete ha una sua storia, perché come stamattina ho ricordato al Santo Padre, è sopravvissuto alla furia delle intemperie, che qualche tempo fa, come è già stato accennato, si sono abbattute sui nostri territori, seminando terrore, paura, morte e distruggendo tantissime foreste. È in questa piazza non per impoverire i nostri boschi, ma come segno che il bene prima o poi vincerà sempre, perché dopo l'ora della prova e della disgrazia non tutto è perduto, come il bosco che cresce e si rigenera. Accanto al presepe, che è il punto di partenza, l'abete è il punto di arrivo, perché ricorda la vittoria di Cristo sulla morte. Questo semplicissimo gesto dell'accensione ci fa pensare a Cristo, luce del mondo, che illumina ogni persona immersa spesso nelle tenebre del dolore e dell'insignificanza della vita. La vittoria di Cristo non passa dalla forza, ma dal presepe e dalla croce, come il chicco di grano che solo se cade in terra produce frutto, e come l'abete che è diventato alto e forte, cominciando anche lui dall'essere un piccolo seme, finito per terra e cresciuto con molta pazienza. Un grazie a tutti per essere qui presente e un grazie anche al governatorato che ci ha permesso di essere qui con questo abete. Buona serata a tutti. Queste le parole del Vescovo di Pordenone. Ora si può preparare il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a seguire. Ascolteremo le note dell'Associazione Musicale San Marco di Pordenone, che è il complesso musicale della città di Pordenone. Prego, Presidente. Grazie. Prima di tutto un ringraziamento dal Friuli Venezia Giulia, un ringraziamento a Sua Eminenza Cardinale Giuseppe Bertello per ospitare in questa piazza un simbolo della nostra terra. È una terra che è stata colpita e ferita nel mese di ottobre, ma una terra che come sempre ha la forza di rialzarsi. Il presepe di Jesolo e l'albero del Friuli Venezia Giulia e l'abete del Friuli Venezia Giulia rappresentano tutto quel territorio che è stato colpito, dal mare alle nostre montagne. Devo dire però che il nostro albero rappresenta anche le nostre radici. Le radici culturali, le nostre tradizioni, anche la nostra fede, che credo dobbiamo essere in grado di recuperare queste radici culturali, non soltanto nell'occasione quando siamo nella capitale del cristianesimo, in Piazza San Pietro, ma quotidianamente nei nostri territori. Non a caso Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto aprire le sue porte per la prima volta quest'anno della Presidenza della Regione per far venire i visitatori e far vedere un'opera che ospitiamo bellissima di Luini, la Madonna con Gesù, il bambino Gesù in braccio. Ed è particolarmente significativo quel quadro perché Gesù, bambino Gesù, ha gli occhi chiusi e ha un panno sotto di lui, che rappresentano già la predisposizione al sacrificio per gli uomini, la morte e il sudario. Ed è lo stesso, devo dire, sacrificio, un sacrificio d'amore, perché purtroppo in questi tempi abbiamo visto il sacrificio come qualcosa da evitare e non come un atto d'amore,
però quel sacrificio che ho visto nelle migliaia di volontari che durante il maltempo e la situazione estremamente difficile si sono messi a disposizione degli altri. Dei volontari che prima di chiedere aiuto si sono messi a disposizione per aiutare. E di questo non per mio merito, però sono particolarmente orgoglioso di poter rappresentare una terra come il Friuli Venezia Giulia. Grazie e buon Natale a tutti. Ed ora ascolteremo l'Ave Verum dell'Associazione Musicale San Marco di Pordenone. Grazie, ed è il momento dell'accensione dell'albero. Un bambino di Pordenone dovrebbe avvicinarsi al bottone tra qualche istante. Alcune note: l'albero di Natale è un abete rosso che arriva dalla foresta del Cansiglio, è alto 21 metri e pesa 4 tonnellate e mezzo. È stato tagliato dal corpo forestale locale, mentre l'addobbo e l'illuminazione in piazza San Pietro sono stati curati dalla direzione dei servizi tecnici del governatorato dello Stato Vaticano. Al momento dell'accensione ascolteremo sempre dal coro San Marco di Pordenone l'Ave Maria di Gounod, e quindi puoi accendere l'albero di Natale. Prego. Thank you.
Doveva esserci un secondo brano, se non vado errato, che è Stellutis, che dovrebbe ora partire. Alpinis, Stellutis Alpinis, chiedo scusa. Grazie, grazie al coro San Marco, ma tornano come vedete anche i danzerini di Aviano che suoneranno un ritmo, la furlana dell'Ottocento, la controdanza.
Grazie ai danzerini. L'illuminazione dell'albero di Natale di Piazza San Pietro è stata fatta in collaborazione con la Osram. E allora io saluto e do la parola al dottor Mark Swerner, che è il responsabile eventi per Osram, e abbiamo anche il dottor Carlo Bogani, che è il direttore vendita e marketing di Osram. Prego, vi potete avvicinare al microfono. Grazie, buonasera a tutti. Faccio una breve sintesi del discorso che farà il collega Mark in inglese a nome di Osram e del suo amministratore delegato, il dottor Olaf Berlin. Sottolineerà in questo il significato della luce durante il periodo natalizio e il significato dell'albero e della natività situati in Piazza San Pietro come luogo di culto, condivisione, aggregazione e comunicazione. Quindi porrà l'attenzione sulla relazione di fiducia tra il Vaticano e Osram, ricordando i progetti di illuminazione che sono stati realizzati insieme in questi anni. Dopodiché, in ultimo, parlerà della imminente inaugurazione dell'illuminazione della Basilica Vaticana Papale di San Pietro, che sarà a gennaio. Il discorso si concluderà ringraziando ancora il Vaticano per l'eccellente collaborazione e augurando a tutti un buon Natale. Eminences, Excellences, dear Vatican officials, dear guests. On behalf of the technology company Osram, I would like to thank you very much for the invitation today. I'm very honored to be here with you today. Dr. Olaf Berlin, the CEO of Osram, asked me to convey his very best wishes to you. Ladies and gentlemen, especially during Christmas, light has a high value and a special meaning. The lights of the Christmas tree, for example, stand for hope and warmth. During the next week, the Christmas tree and the bright shining nativity scene next to it will bring people together at St. Peter's Square and make it even more a place of community and communication in the contemplative Christmas season. Thus, both the tree as well as the beautiful nativity scene, which represent the Holy Family and the birth of Jesus, stand for encounters and great and deep relationship between people. And such a great and trusting relationship, of which we are very proud, also exists between the Vatican and Osram. For us, this very special square stands for all the great imagination projects we were allowed to realize together with the Vatican here and in other unique places. So not only the imposing impressions of St. Peter's Square could be enhanced by our lighting, but also Michelangelo's masterpieces in the Sistine Chapel, also as the wonderful artworks of Raphael and the Raphael's rooms were illuminated by us, and we are very, very proud about that. In this contemplative time, one likes to remember these shining moments, and therefore I'm even more happy to celebrate the start of the Christmas season here with you today. Together with the Vatican, we as Osram are also very proud to be allowed to present another great illumination project to the world right after Christmas. Already in January, we are happy to let the inside of the St. Peter's Basilica, the most important church in the world, appear in new splendor. You can already look forward for the inauguration. We are eager to present this new project together with the Vatican. Ladies and gentlemen, honored guests, in the name of Dr. Olaf Berlin and Osram, I would like to express my thanks to the Vatican for the great cooperation. We wish you all a peaceful and reflective Christmas celebration. Thank you very much. Thank you, grazie. E ascoltiamo ora il coro di San Sebastiano del comune di Jesolo con Cantate Domino di Handel.
E ci avviciniamo verso la fine di questa serata. La parola va ora al segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Sua Eccellenza Monsignor Fernando Verce Salzaga. Eminenza, eccellenze, illustri autorità, illustri rappresentanti delle delegazioni provenienti dal Veneto, dal comune di Jesolo e dal Friuli Venezia Giulia, regione questa ultima alla quale mi sento particolarmente legato per essere stato per ben 23 anni segretario personale del cardinale Edoardo Pironio, friulano di origine, e anche per essere stato ordinato sacerdote 49 anni fa dal cardinale Antoniuti, anche lui friulano di Nimis di Udine. È un grande piacere per me concludere questa suggestiva cerimonia. Mi associo ai ringraziamenti che all'inizio di questa cerimonia ha fatto il cardinale Bertello per il lavoro svolto, per l'aiuto e per i progetti. Ringrazio il Patriarca di Venezia, Sua Eccellenza Monsignor Moraglia, che ha patrocinato l'opera presepiale realizzata dal Comune di Jesolo grazie alla creatività di artisti provenienti da tutto il mondo. E ringrazio inoltre Monsignor Pellegrini, Vescovo della Diocesi di Concordia Pordenone, che ha donato l'imponente abete rosso che campeggia in Piazza San Pietro, proveniente dalla Foresta del Cansiglio. Desidero ringraziare anche tutte le maestranze e i dipendenti del Governatorato, la Direzione dei Servizi Tecnici, l'Ufficio Giuridico, il Servizio dei Giardini, la Floreria, il Corpo della Gendarmeria e il Coordinamento Eventi, che hanno permesso con il loro lavoro e la loro passione la realizzazione dell'albero e del presepe. Come potete ammirare, le sculture che compongono questo presepe sono realizzate con materiale allo stesso tempo comune ed insolito, la sabbia. Una miriade di granelli sono stati messi assieme, preparati, lavorati e scolpiti per dare vita a queste figure solide ed uniche. E se da molte unità è sorto un insieme tanto sicuro, il merito è delle mani guidati dalla pazienza e dall'amore che solo la fede può dare. E conservando nella mente e nell'animo una prospettiva alta che possiamo realizzare opere straordinarie come questo presepe o rendere straordinari gli atti di ogni giorno. L'albero arricchisce il valore simbolico del presepe, trasmettendo un messaggio di fraternità e di amicizia, un invito all'unità e alla pace, un invito a far posto nella nostra vita e nella nostra società a Dio, il quale ci offre il suo cuore onnipotente attraverso la fragile figura di un bambino. Questo grande albero è adornato da tante luci, donate dalla società Osran, che ha curato anche la illuminazione del presepe. Luci che rappresentano come la tecnica e il sapere pratico possano, se utilizzati con sapienza, mettendoli al servizio di un messaggio profondo, valorizzare lo stesso messaggio e renderlo ancora più efficace. Permettetemi di concludere con l'augurio e le parole di Papa Francesco. Commossi dalla gioia del dono, piccolo bambino di Betlem, ti chiediamo che il tuo pianto ci svegli dalla nostra indifferenza. Apra i nostri cuori davanti a chi soffre. La tua tenerezza risvegli la nostra sensibilità e ci faccia sentire invitati a riconoscerti in tutti coloro che arrivano nelle nostre città, nelle nostre storie, nelle nostre vite. La tua tenerezza rivoluzionaria ci persuada a sentirci invitati a farci carico della speranza e della tenerezza della nostra gente.
prima di intonare tutti insieme il canto finale, desidero ringraziare la banda del Corpo della Gendarmeria, il Coro San Marco, i danzerini di Aviano ed il Coro San Sebastiano che questa sera ci hanno allietati. Grazie ancora a tutti i miei più sinceri, calorosi ed affettuosi auguri di un felice Santo Natale a voi e a tutte le vostre famiglie, con la speranza che sia un Natale ricco di affetto e di felicità. Grazie per queste parole a Monsignor Verges. Ricambiamo gli auguri di Natale e il saluto finale ci arriva ora ancora dalla banda della Gendarmeria Vaticana. Ascolteremo due brani, Le campane di San Giusto e Tu scendi dalle stelle.
E terminiamo così questa cerimonia per l'inaugurazione del presepe dell'albero per il Natale 2018. Grazie alle autorità religiose e civili, grazie a voi qui in Piazza San Pietro, grazie anche a quanti ci hanno seguito per radio e per televisione. A tutti l'augurio di un sereno Natale.